Parlando di un pasticcio dei pasticci, noi oggi ci ritroviamo con un articolo 17 che era quello che garantiva le coperture del vostro DDL, che viene completamente abrogato in favore di un articolo 26 che viene invece modificato rispetto a quelle che erano le disposizioni finanziarie iniziali. E lo possiamo vedere anche attraverso l'emendamento che state mettendo in votazione, il 26.500, che naturalmente aggiunge un altro comma che cambia completamente le disposizioni finanziarie. Nella fattispecie il 26.500 si ricollega al 26.410 che è andato a modificare completamente le disposizioni finanziarie, mostrando che la commissione di merito non è riuscita a trovare le giuste coperture, obbligando ancora una volta in questo Parlamento la commissione bilancio a fare in realtà un Grazie. lavoro che non è permesso fare. Grazie, onorevole Soria. Metto in votazione l'emendamento 26.500 della bilancio con parere favorevole di Commissione e Governo, contrario dei relatori di minoranza. È aperta la votazione. Borghi, Palma, Nastri, Burtone, Burtone non riesce a votare. Sblocchiamo. Provi, onorevole Burtone. Va bene. Allora. Onorevole Burtone, io devo chiudere la votazione. Ecco, è chiusa la votazione. La Camera approva. Passiamo all'emendamento 26.410 della Commissione. Prego, onorevole Borghesi, vuole esprimere il parere? Sì, esatto, ho avuto modo di leggerlo e quindi vorrei esprimere il parere, però siccome qui il foglio che mi è stato consegnato Onorevole è Borghesi, la prego, pasticciato, esprima il parere. no, no, siccome è La pasticciato e non prego. si capisce, Ecco. io mi rimetto al volere dell'Aula e Grazie. dico che non è chiaro. Grazie. Onorevole Chimienti, anche lei ha avuto modo di leggerlo? In effetti è un po' pasticciato, Sì. comunque mi rimetto all'Aula. Grazie. Onorevole Simonetti per dichiarazione di voto o l'onorevole Allasia? Onorevole Simonetti, prego. Stefano, no, c'è problema. Va bene. Grazie Presidente. No, beh, il relatore di minoranza Borghesi no, non è che volesse frenare i lavori d'aula, però effettivamente l'emendamento, se lei può averlo sotto mano, mi può giustificare il fatto che la prima parte, che è più o meno cancellata, non si capisce se fa parte o non fa parte dell'emendamento, perché se la stessa parte facesse riferimento quindi all'emendamento, ci sono degli errori perché gli 87 milioni si trasformano in 79 mila e i 48 milioni si trasformano in 40 mila.